Parliamo di Fratelli e Sorelle, il volume appena uscito da Bompiani che raccoglie numerosi testi del cardinale Carlo Maria Martini sul tema del dialogo. Innanzitutto dico che non abbiamo copiato il Papa che ha scritto l'enciclica Fratelli Tutti, ma noi avevamo pensato molto prima questo titolo, Fratelli e Sorelle, è il segno semmai di una comunanza, di una sintonia piuttosto significativa. Ecco, per me lavorare a questo libro è stata un'occasione unica per leggere, rileggere e studiare tanti lavori dell'arcivescovo Martini, lavori che coprono diversi decenni della sua vita, della vita di Milano, ma anche della storia delle chiese europee, in una stagione per tanti versi particolarmente delicata, la caduta dei muri, la prospettiva di un'Europa più unita, il tema delle religioni, il fondamentalismo. Ecco, penso soprattutto ai più giovani che avranno, grazie a questo testo, la possibilità di avvicinarsi ad una figura che semmai hanno conosciuto soltanto per sentito dire, oppure così, che sconfina un po' nella leggenda di certi racconti. Ci tengo a dire che è stato un lavoro di squadra, che è durato oltre 2 anni e che abbiamo portato a termine grazie soprattutto allo staff della Fondazione Martini con la loro professionalità, in particolare a Don Gianfranco Bottoni che è stato accanto a Martini in tante iniziative, tanti eventi, che ci ha portato la parola diretta di un testimone, è stato particolarmente utile, e poi a Guido Formigoni che è uno storico e che è il coordinatore di tutta l'opera Omnia. Io sono convinto che chi avrà la possibilità di immergersi in questo testo voluminoso, oltre 1200 pagine, che è evidentemente anche un testo di studio, rimarrà colpito dall'attualità impressionante del pensiero di Martini, relativamente all'incontro con Israele, rispetto al quale sosteneva che bisogna amare Israele, non soltanto dialogare con Israele, ne fa fede il suo lungo soggiorno nella parte finale della sua esistenza a Gerusalemme, ma poi la questione ecumenica, il cammino ecumenico europeo, Basilea, Grazia, al quale ha dato un validissimo contributo su pace, giustizia e salvaguardia del creato. E poi ancora, forse la cosa che colpisce di più, è la rilettura oggi di Noi e l'Islam, la lettera alla città e alla Chiesa di Milano del 6 dicembre del 1990 che per la prima volta nella Chiesa italiana mette a fuoco la questione dei rapporti con i musulmani e con l'Islam, sentendola come un vero e proprio segno dei tempi. Dà delle indicazioni tanto ecclesiali quanto sociali e politiche, e mi sento di dire che anche da questo punto di vista il cardinale Martini c'è molto avanti, quindi avremo ancora a lungo bisogno di lui, della sua visione ampia, della sua capacità di proiettarsi oltre la contingenza.